Ciao e benvenuti in un nuovo video. Oggi finalmente vi voglio far vedere tutti i video della sentinella che ho raccolto a Porto Santo Stefano quando ero in ferie. Ce ne sono anche alcuni di qualche giorno prima che stavo qui nella mia zona, ma la maggior parte e i peggiori sono quelli che ho raccolto in vacanza. Tenetevi forte perché secondo me alcuni di questi video vi daranno fastidio anche a voi nonostante questa macchina non sia la vostra. Perché purtroppo le persone in generale, soprattutto i ragazzi, vedo che non hanno molto rispetto per quello che trovano in giro, pur sapendo che non è di loro proprietà. Quindi toccano tutto, addirittura vedrete, poi hanno cercato di aprirla la macchina, veramente senza ritegno. Guardate qui, Monte Argentario, Monte Argentario, Monte Argentario, Monte Argentario. Questi video sono tutti i video che ho fatto a Porto Santo Stefano, Monte Argentario. Poi qua sotto ce ne sono alcuni, Valmontone, Aprilia. Adesso vi faccio vedere i peggio. Ma questa coppia si è dimostrata molto interessata alla macchina. Secondo me più di qualcuno poi la va a comprare la Tesla. Che lui era interessato, l'ha fatto notare, credo, il cruscotto da questo lato, poi è andato dall'altro lato, quindi lei l'ha scrutata, lui è andato alla macchina, ma poi ci ha ripensato ed è tornato indietro e probabilmente avrà visto il paddone. Non avevo ancora lo yoke che ha peggiorato questa dinamica delle persone, però vedete quanta curiosità sulla macchina, insomma. Due persone anziane incuriosite da che cosa? Dallo sportellino di ricarica. L'hanno accarezzato prima lui e poi l'altro. Ottimo. Ma non bisogna essere anziani per essere curiosi. Ecco il bambino, stesso sportello. Tra l'altro stesso posto auto. Sarà la zona, non lo so. Questo bambino come se fosse al cinema. Guardava la macchina e mangiava patatine. Mentre i suoi amici a destra si sono accorti che dentro c'era il paddone che stava registrando. Bambini restano sempre più curiosi comunque. Chissà che cosa porta le persone a voler toccare la vernice, la pellicola in questo caso, come se al tatto fosse diversa. Sì, probabilmente la vernice opaca attira il tatto per sentire se è diversa dalle vernici lucide. E infatti, vedete, anche questo ragazzo passa e la accarezza. È proprio una costante il toccarla. Qui ero ad Arezzo, questo operaio che lavorava in questo appartamento la accarezza, la guarda molto attentamente, rimane lì ma pertanto, quindi io andrò avanti. Poi ho una seconda sentinella dove porta anche un suo amico a vedere la macchina, che è un altro collega che stava sempre in questo appartamento e lo chiama proprio, gli dice proprio vieni, vieni a vedere questa macchina. La tocca ovviamente e secondo me sul paddone poi a quel punto esce il segnale che la sentinella è attiva. Ottimo. Allora, di questi due bambini mi dispiace non avere il video clou della sentinella perché si sono seduti sul muretto, io li vedevo, vedi loro stanno intorno alla macchina, io li vedevo dall'ufficio, io sono dietro questa vetrata, ho fatto parlare la macchina e loro sono letteralmente saltati in aria. Dallo spavento, però stavano nell'angolo cieco della sentinella, ecco, credo sia in questo preciso momento. Peccato, ma mi sono troppo divertito. Questa ragazza la guarda, la indica, sbirciatina dentro, categorica proprio, e poi ciao. Ero in ricarica al Valmontone Outlet e questa ragazza indica lo yoke al suo collega. Bene, ma arriviamo a Monte Argentario, a Porto Santo Stefano. Una sera mentre rientravamo, gatto per la strada che va a destra, io andavo già piano ma comunque rallentato, infatti poi il gatto attraversa a sinistra e qui c'è un cinghiale. Secondo me erano amici, anche se quello era un surigato nel Re Leone, vabbè. Altro animale selvatico, un istrice o spinosa. Ovviamente mi sono fermato perché era un attimino spaesata, poverina, con i fari dell'auto. E niente, la vacanza è iniziata con questa Tesla Model Y verde lucida, però non opaca. Sempre a Porto Santo Stefano, vedete dietro c'è il mare, meno male che qui la distanza era di sicurezza, quindi anche volendo non mi avrebbe potuto dare una sportellata, ma comunque
era incuriosito dalla macchina, e adesso andiamo a vedere qualcosa di grave. Praticamente questo signore, non so per quale motivo, tocca più volte lo spoiler posteriore, poi da quest'altra angolazione purtroppo non riuscivo a vederlo, aspettate che si è bloccato il video. Vabbè, fatto sta che insomma poi chiama tutta la Sacra Famiglia, questo bambino, moglie, altro bambino, li chiama in adunata a vedere chissà che cosa, perché poi dietro io ero al mare, credo che la macchina fosse vuota, forse c'era il materassino gonfiabile, non lo so, comunque non c'era nulla, ma tutti appoggiati alla macchina, e io sinceramente con la macchina di un altro non l'avrei fatto. Ma il fattaccio eccolo, che la signora gentilmente apre lo sportello e lo lascia cadere addosso alla macchina, e infatti se n'è accorta, ha guardato, ma se l'è infischiata, neanche l'ha tolto, e mi ha fatto un rigo sulla pellicola. Grazie, la vostra civiltà veramente mi ha sorpreso. Qui ero in ricarica proprio al porto, vedete la colonnina Enel X, le barche ormeggiate, e qua di sentinelle ne ho decine, decine, perché un sacco di curiosi. Pensate che tutte queste sentinelle qui sono tutte sentinelle di persone che si sono avvicinate, hanno sì guardato, toccato la macchina, ma devo dire comunque con molto rispetto. Vedete poi qualche genitore scosta i bambini da dosso alla macchina perché gli insegna quello che a molti invece manca, che è il rispetto per le cose altrui. Comunque di questi video qui ne ho cancellati veramente tanti. Ma veniamo a lui, il genio, che aprendo lo sportello posteriore, ecco qui, ma cioè non proprio con lo spigolo dello sportello sulla pellicola, proprio completamente incurante del fatto che questa macchina magari poteva non essere urtata, aprendolo leggermente di meno. Fa tutte le sue cose con comodo, poi si passa allo sportello anteriore e anche qui non facciamocela mancare, che poi di spazio ne aveva tantissimo, ma comunque deve poggiare il suo sportello sopra al mio. Grazie, la civiltà vi contraddistingue. Presa di ricarica sempre a Porto Santo Stefano, questa ve la devo far vedere giusto per smorzare un po' i toni delle sportellate. Io sono attaccato a una colonnina Enel X, che è una colonnina che ha due prese, una tipo 3 e una tipo 2A. La tipo 3 non la utilizza ormai più nessuno. Queste ragazze con questa mini plug-in hybrid, ovviamente hanno anche loro lo stesso cavo, quindi la stessa spina di ricarica che è la tipo 2A. Ma la ragazza non se ne è accorta, o comunque non ha controllato sull'applicazione che l'altra presa disponibile non è una 2A, ma è una 3A, quindi per lei assolutamente non va bene. E quindi prova in ogni modo a collegare la sua auto con il suo cavo di ricarica, tra l'altro ce l'ha sulla posteriore destra, quindi era molto meglio che parcheggiava come avevo parcheggiato io, cioè al contrario per avere la colonnina vicina. Ma non sindachiamo sul parcheggio delle donne, per carità di Dio. Ma se andiamo avanti nel video, dopo aver trovato il modo di passare il cavo, non so se addirittura hanno attivato la ricarica con l'app, ma in due hanno provato insistentemente ad infilare il cavo 2A nella presa 3A, cioè che si vede insomma piuttosto bene che è molto differente, cioè è proprio diverso. Io non ci avrei provato a inserire sotto sopra, ma perché è diverso? Non può andare, cioè non combacia nulla. Vabbè, alla fine insomma io non c'ero, ovviamente ho trovato la registrazione di questa ragazza che prova in tutti i modi, ma simpaticissime, almeno avrò sorriso in questo caso. Bicicletta, bicicletta, l'ho beccato, l'ho beccato, lo vedete? Bravo ragazzi. Come vedete, qualcuno civile c'è che apre lo sportello e guarda semplicemente la macchina senza doverla danneggiare. Ma torniamo ai parcheggi, quelli seri. La solita famigliola, quella dell'escursione intorno alla macchina, della sportellata, tutto nello stesso giorno. Il giorno seguente, quindi in un'altra occasione, mi si riparcheggiano vicino e in questo caso il bambino, non so per quale motivo, decide di passare
lavarmi la macchina con i suoi vestiti, scorrendo su tutta la fiancata. Ma sì, che se c'è la polvere graffiamo tutto, mai come con la pellicola. Poi qualche tocco di qua e di là, perché ormai la macchina era come se fosse la loro, è chiaro, ragazzi, chiarissimo proprio. E poi veniamo al top della gioventù di oggi. Ragazzi che si avvicinano e questo ragazzo prova a togliere la cover in carbonio dalla maniglia e in realtà in parte c'è anche riuscito. Poi l'ha premuta, la maniglia è uscita fuori e da lì in poi inizia, diciamo, un gioco che questi ragazzi simpaticamente fanno intorno alla macchina. Di questi video ne ho per decine di minuti. Perché lo fanno da un lato, poi dall'altro, provano a chiudere, provano a tirare, cioè proprio veramente da tagliargli le mani lì. Viva la legge del taglione, non voglio essere cattivo, ma è così, perché finito questo episodio, vi faccio vedere proprio in presa diretta che tornano, vedete, tornano e rifanno le stesse cose, quindi prova a togliere la copertura, prova ad aprire la macchina. Come se fosse la loro. Io ovviamente quando ho visto il video, il primo non ho detto niente, il giorno seguente stesse dinamiche, sono andato a cercare questi ragazzi e ci ho parlato. Avrei preferito parlare con i genitori, sinceramente, però non li ho trovati e quindi alla fine ho parlato soltanto con questi ragazzi. E vabbè, pazienza. E niente, proprio, era proprio un vizio. Me ne sto accorgendo adesso che avevano toccato anche dietro il posteriore. Terzo giorno dei vicini di parcheggio gentilissimi, no? L'hanno notato adesso cancellando i video che la signora in questo giorno, il 16 luglio, si è preoccupata di chiudersi lo specchietto perché non sia mai che qualcuno lo danneggi. Eh sì, perché poi i bambini sempre di questa famiglia, di questa macchina arancione, sono quelli che hanno toccato di più la macchina, la mia macchina. Non so per quale motivo, però erano molto, ma molto incuriositi, proprio in generale. Cioè, loro giocavano, poi ogni tot secondi dovevano tornare ad appoggiarsi, a guardare, a toccare le maniglie. Però lo specchietto era chiuso il loro, mi raccomando. Poi il 16 luglio, sempre dei ragazzi della stessa combriccola, perché poi io ho parlato con questo ragazzo col costume a fiori. Comunque tornano sempre a smanettare sulla macchina. Tant'è che sempre il 16 luglio il ragazzo si avvicina, si specchia al vetro scuro della Tesla. Dopodiché, annoiato, ricomincia il rituale di provare ad aprire la maniglia, quindi preme come per aprirla, tira, convinto che la Tesla si apre in questo modo, certo. Sono a vostra disposizione. Poi si passa a quello anteriore. Oh, mannaggia, l'ho tirato fuori. Tira. Se la spezzava avevo il video, ma insomma, tutte e due le maniglie aperte. Bravo, bellissima opera d'arte. Tocchiamo anche la freccia, lo specchietto. Un campione, raga. Sempre stesso ragazzo, stesso giorno, ma più tardi, si avvicina, si specchia, sta per andare via. Dico, meno male, stavolta non l'ha toccata la macchina. E invece no. Invece no, la maniglia è troppo interessante, quindi si torna a rompergli le scatole. Cioè, la cosa che mi fa più ridere è che prova ad aprire, come se si potesse aprire così una macchina, no? Ma su questo parcheggio non poteva capitarmi sempre questa smart? Che il signore un po' attempato, ma è stato molto molto carino a non dare nessuna sportellata. Tutto al più si è limitato a guardare la macchina dentro incuriosito, insomma, l'ha pure accarezzata, ma zero danni, eh. Come vedete, siamo nello stesso parcheggio dove andavamo al mare, però macchina diversa, famiglia diversa, sportello posteriore c'è stato un paio di centimetri per fortuna, invece sportello anteriore, ta-da, appoggiata completamente, ma non so se l'avete notato, la macchina ha fatto un movimento quando è sceso il guidatore verso la parte posteriore. Adesso vi faccio vedere che cosa mi hanno lasciato questi simpatici signori. E che vi devo dire, ragazzi? Purtroppo succede. Io non so se sono più sfortunato degli altri, se il wrap è veramente tanto più delicato della carrozzeria.
Però questo è, insomma, quando lasci la macchina parcheggiata c'è sempre l'incognita di tornare e trovare un regalo, quindi un segno, e poi il rispettivo video. Ve lo dico subito, non ho fatto nulla a livello, diciamo, legale, o comunque non sono neanche andato a cercare le macchine, i proprietari. Ero in vacanza, sinceramente non me ne è fregato più di tanto. Adesso col senno di poi un po' mi girano le scatole, però purtroppo fa parte del gioco. Io credo che questa cosa adesso, perché il Tesla c'ha la sentinella, perché altrimenti te ne accorgi dopo un mese che ti hanno dato una sportellata. Qua te ne accorgi in tempo reale, ma tanto poco cambia, insomma. Tanta rabbia, un po' di rancore, perché porca miseria, basterebbe veramente, veramente poco. E fatemi sapere voi che ne pensate. Poi magari io sono, ripeto, sfortunato, esagerato, non lo so, però insomma io parcheggio e faccio quello che devo fare, come penso tutte le persone. Poi volevo ringraziare Massimiliano che mi ha mandato la foto di questa stupenda Model 3, sulla quale Massimiliano ha fatto fare questo wrap, che è un grigio celeste opaco, che è molto molto particolare, perché insomma di Tesla wrappate ne ho viste tante, ma questa di questo colore non l'avevo mai visto. E devo dire, Massimiliano, complimenti, perché hai scelto un colore molto molto particolare, al pari del mio verde opaco sicuramente, perché è veramente bello, a me ha colpito molto. Quindi grazie Massimiliano, e se farai altre modifiche io aspetto la foto. Un consiglio che posso darti, perché ci starebbero molto bene, sono i vetri scuri, perché su questa macchina, visto che ha tutte le finiture dei raschiavetro neri, secondo me il vetro nero opaco ci starebbe molto bene. Però insomma poi è tutta una questione di gusti personali. Prima di salutarvi volevo innanzitutto ringraziarvi per i referral, perché avendo fatto il conto l'altro giorno ho 22.000 crediti referral da incassare, con i quali non so neanche cosa farci, a parte gli 8.000 crediti che investirò sicuramente sull'autopilot avanzato per 3 mesi. Ma lo faccio con la consapevolezza, a parte che dura 3 mesi e che quindi veramente poi torna tutto come prima, ma soprattutto per farci dei contenuti su chi magari invece è interessato all'acquisto, perché magari fa un po' più di autostrada, perché sappiamo che autopilot avanzato, insomma, sulle lunghe percorrenze è molto comodo per i cambi di corsia. Ma ulteriore cosa che voglio aggiungervi, in riferimento ai referral, mi sono avanzati diversi prodotti. Da qualche tempo li sto accumulando, perché l'ho avuti doppi. Per esempio la tendina parasole, queste di Arcoc, ma in realtà le avevo acquistate su Green Drive. La vaschettina portaoggetti del bracciolo centrale l'avevo acquistata su Green Drive, ma poi, avendo acquistato le luci, me ne hanno data un'altra. E dispositivo mani sul volante, il coprivolante in carbonio, insomma, diciamo che ho una serie di prodotti che non intendo rivendere assolutamente. Ma ho pensato questo, intanto per cominciare a ringraziarvi, il prossimo referral con Model Y, quindi non Model 3, perché alcuni accessori come la tendina non vanno bene per Model 3, il prossimo referral con Model Y gli spedirò tutto il pacchettino di tutti gli accessori che ho in più a spese mie a casa, così almeno faccio contento qualcuno che usa il mio referral, e soprattutto faccio spazio, perché comunque continuo ad accumulare, sono un accumulatore seriale, quindi continuo ad accumulare oggetti o accessori. Poi vedremo cosa fare invece dei punti referral, dei referral, per cercare di capire di fare qualcosa, insomma, perché alla fine non vorrei sprecarli. A me non interessa il supercharger, quindi a parte l'autopilot avanzato spero, insomma, di farveli ritornare in qualche modo. Poi insomma su questa cosa ci ragiono sopra, se avete delle idee sparatele. La lotteria, come ha fatto Fabrizio, non mi sembra carino semplicemente per non ricopiare una sua iniziativa, però potremmo inventarci qualcos'altro. Detto questo vi ringrazio, se il video vi è piaciuto lasciate un like, e se non vi siete ancora iscritti al canale, questo è il pulsante, iscrivetevi. Ciao, al prossimo video.